Calcetto brasiliano, siamo su Civo con Salvatore Mitrano, ormai siamo alla fine, un anno, il ventesimo, è andato molto bene. Direi al di là di ogni prospettiva, infatti quest'anno che noi vecchi ci riteniamo vecchi, alcuni di noi che ormai 20 anni sono pesanti, eravamo un po' scoraggiati perché pensavamo, visto qualche voce che era girata, che forse il calcetto brasiliano, ossia il Festival dello Sport, era fallito. Invece no, anzi quest'anno abbiamo avuto una risposta grandiosa da parte del pubblico, da parte delle squadre che si sono iscritte e hanno giocato in un modo impeccabile e correttissimo. E il complimento più bello l'ho avuto da un amico, il quale scherzosamente noi stavamo chiacchierando e dicendo che questo era l'ultimo anno, e lui disse vicino a me: ma non sei tu a decidere se è l'ultimo anno, ormai siete diventato come la festa patronale, potete essere sostituiti ma questa festa non potrà mai finire. Salvatore, qualche problema c'è stato durante il calcetto, durante tutta la durata delle manifestazioni, qualche litigio? Cosa rispondi? Sì, c'è stato qualche sera fa uno spiacevole episodio che purtroppo ha coinvolto il parcheggio, l'area parcheggio giù del Monte Grappa fino ad arrivare alle transenne del campo. Una situazione spiacevole che non riguardava assolutamente la manifestazione, anzi questo ci tengo a precisarlo, quest'anno non ci sono stati episodi di nessun genere. Due, diciamo così, balordi per questioni personali si sono menati di santa ragione. Fortunatamente il pubblico, le squadre, le persone che frequentano giornalmente questo posto hanno capito la situazione, non si sono proprio smossi, e questo ha fatto sì che non poteva sfociare in qualcosa di più grave. Dispiace che qualcuno ci vuole scherzare sopra, qualcuno che forse non dovrebbe assolutamente farlo, capisco le persone di bassa cultura, ma qualcuno che dovrebbe stare al di sopra delle parti si poteva risparmiare eventualmente qualche commento. Grande partecipazione di pubblico, grande calcio, devo dire, un livello tecnico altissimo, un'area di ristorazione bellissima quest'anno, tutta in white, ma adesso ci sono i presupposti per l'anno prossimo, già da domani si inizia a lavorare. Oddio, allora, per quanto riguarda la questione calcistica, sì, il livello si è alzato di molto perché venendo a partecipare senza restrizioni, cioè nel senso che possono venire pure tesserati, ed essendo il calcetto diventato ambizioso come manifestazione e come torneo, partecipano parecchi giocatori di Serie A, di Serie B, di calcio a 5, proprio perché sono dei professionisti, questo anzi è da dire, si comportano egregiamente in campo, dando un bel spettacolo, mentre noi, sempre con la complicità di Lio Di Muro, abbiamo cercato di dare un aspetto a questo terreno, a questo posto abbandonato, piacevole per tutte queste famiglie e bambini che vengono qui spensieratamente a costo zero, se vogliono consumare consumano, se no no, e passano delle serate meravigliose. Per quanto riguarda il prosieguo, beh, questo tocca pure alle giovani leve, non vi nascondo che qualcuno già sta emergendo, ci tiene tantissimo, gli piace tanto. Vediamo in loro la stessa passione che avevamo noi 20 anni fa e siamo sicuri che questa cosa andrà avanti per parecchio tempo. Questa è una manifestazione che negli anni ha avuto la capacità di rinnovarsi, e non è assolutamente un caso se arrivi alla 20ª edizione. I bilanci si fanno di solito alla chiusura, manca ancora una serata, però fondamentalmente questa è una manifestazione che, come già detto, ha la capacità di sapersi rinnovare. Quest'anno ha offerto più di un'alternativa, come il torneo di ping pong, beach volley e ovviamente il classico torneo di calcetto brasiliano, che è riconosciuto in tutta la regione Campania. Vedano, tecnicamente c'è un livello abbastanza alto, qua. Guarda, più che altro oserei dire altissimo, anche perché il 70-80% dei partecipanti, dei protagonisti in campo, io li conosco personalmente, sono tutti ragazzi che si cimentano nelle varie categorie, seppur dilettanti, ma comunque tra i campionati di eccellenza, promozione, quarta serie, addirittura in Lega Pro, o come addirittura gioco hobby, ho avuto esperienza da professionisti in Serie B. Quindi dal punto di vista qualitativo penso che, senza nulla togliere a nessun'altra manifestazione che sicuramente è ben organizzata e ben fatta, ma penso che il calcetto brasiliano sia ancora leggermente avanti.